Ogni anno, Prescrire, una rivista medica francese che si occupa di malattie, farmaci e tecnologie mediche, aggiorna il suo elenco dei farmaci da evitare perché più dannosi che benefici per la salute. Secondo la lista di quest'anno, 2023, ci sono addirittura ben 107 farmaci in commercio e tuttora prescritti non solo ai francesi ma anche agli italiani che fanno più male che bene. In questo video andiamo a vedere insieme quali sono i farmaci che è meglio evitare o comunque fermarsi, andare dal medico e parlargliene. Alma Fisio, curare, non trattare. Quando ero un giovane liceale a 16 anni, il nostro professore di italiano dell'epoca ci faceva fare una cosa molto interessante, oltre che divertente. Ci faceva comprare 3-4 giornali del giorno e andavamo a leggere insieme le varie notizie. Stesse notizie a livello mondiale, ma riportate in modo completamente differente a seconda del giornale che le descriveva. Fin da quell'età ho così potuto comprendere come uno stesso avvenimento possa essere descritto in tantissimi modi diversi a seconda del punto di vista. E a volte, purtroppo, anche oggi, questo punto di vista può essere alterato o viziato da interessi economici. Non possiamo sapere oggi a priori se è solo per interessi economici, per ignoranza o per superficialità, ma tantissimi medici, e magari anche il tuo, ti possono prescrivere dei farmaci che alla lunga ti fanno più male che bene, con un grosso problema di fondo: sono tutti convinti di fare la cosa giusta anche quando sbagliano. Ne ho già parlato in dettaglio in un video riguardante le terapie legate al cancro, che se vuoi approfondire puoi trovare cliccando qui in alto. Come un altro video che parla della fabbrica dei malati, ovvero l'attitudine delle aziende farmaceutiche a tentare di farti stare un pochino meglio, ma senza mai curarti per non perdere mai un cliente. È partendo da questi presupposti che alcune riviste indipendenti, come appunto Prescrire in Francia o anche L'Indipendente in Italia, riescono invece a raccontare una verità che si avvicina di più alla realtà perché sono sostenute dagli abbonati e non sono finanziate da nessun padrone o tantomeno dallo Stato. In questa lista ci sono presenti diversi farmaci, sia quelli per il comune raffreddore, la tosse e il mal di gola, che spesso appunto fanno più male che bene perché tolgono un'infiammazione che in realtà è sana e ti aiuta a guarire prima, ma ultimamente si sono anche inserite quei farmaci, per esempio come le proteine degli arachidi, utilizzate ultimamente per ridurre l'intolleranza o le reazioni allergiche della stessa. Negli studi in realtà si dimostra come queste proteine degli arachidi, se anche in teoria possono avere una validità, nella pratica aumentano le reazioni allergiche invece di diminuirle. Anche però in situazioni più complesse, come per esempio nell'anemia correlata all'insufficienza renale, il Roxadustan ha effetti collaterali più gravi e addirittura sembra aumentare la mortalità in alcuni pazienti, come riportato nella rivista stessa. Come potrai anche tu vedere in questa lista, che potrai trovare proprio sull'Indipendente, che è il nostro quotidiano italiano totalmente finanziato dai lettori e quindi, come dice il titolo, indipendente, i farmaci non utili e che fanno più male che bene sono innumerevoli. Ma quello che mi fa soffrire di più è l'elenco di quelli utilizzati con effetti presunti antitumorali, come per esempio vedo il Mepact, il Vergatef, Faridac, Levrenzo, ce ne sono veramente tantissimi che dovrebbero aiutare una persona con un tumore e invece a volte hanno un effetto peggiore della malattia stessa. Ci sono poi farmaci anche prescritti in cardiologia, come il Befizan, il Lipanor, il Mulkit, ma anche in altri ambiti come la dermatologia e l'allergologia. Vedo infatti questo uno che utilizzavo anch'io da ragazzo, il Propecia, venduto a tantissimi che magari per rallentare la caduta dei capelli, ma come vedi con effetti più negativi che positivi. Oltre a farmaci per il diabete, la neurologia, le malattie di Parkinson, di Alzheimer o anche per la sclerosi multipla. È veramente un dispiacere pensare che oggi un libero cittadino,
un malato vada dal medico pensando di essere curato per chiedere aiuto e stare meglio e gli viene prescritto un farmaco che non lo aiuta e a volte lo fa stare peggio. È una cosa triste, spiacevole, ma abbiamo trasformato la sanità e la società moderna in un'azienda fatta per fare soldi. Ahimè, quando ci sono dietro gli interessi economici, si finirà sempre per fare delle scelte che favoriscono il portafoglio piuttosto che la salute degli altri. Per questo anch'io ho deciso di sostenere l'Indipendente, che è questo giornale indipendente appunto, che si basa esclusivamente sul sostegno dei suoi abbonati e non ha né pubblicità e né padroni. È solo grazie a questa libertà che possiamo lentamente avvicinarci sempre di più alla verità, rimanendo influenzati solo dalla nostra buona intenzione piuttosto invece che dai soldi, che sicuramente ci danno un'influenza molto maggiore nelle scelte che facciamo e nelle informazioni che divulghiamo. Essendo anche per me l'onestà uno dei pilastri più importanti della mia etica, ho deciso anch'io di contattare l'Indipendente, di abbonarmi e di supportarli, e sono riuscito a ottenere per tutta la comunità Almafisio anche un piccolo sconto che potrai trovare cliccando qui sotto in descrizione nel link proprio dedicato. In questa rivista online, ma anche cartacea, troverai informazioni riguardanti la salute, ma anche le notizie principali che avvengono a livello mondiale e che possono interessare anche la tua professione o le tue curiosità. Ti invito a provare almeno una settimana, un mese, o magari a fare l'iscrizione per tutto l'anno, per renderti subito conto che quando si raccontano le notizie per quello che sono, hanno veramente un sapore diverso e possiamo quindi comprenderle meglio e anche analizzarle nel modo migliore. Io ti saluto per oggi, ringrazio anch'io tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo. Se anche tu lo vuoi fare, puoi cliccare qui in basso sul pulsante abbonati. Se non puoi farlo, non ce n'è bisogno, puoi comunque sostenermi mettendo un pollice in su, iscrivendoti al canale, che è una cosa completamente gratuita. Noi ci vediamo settimana prossima, ciao e grazie!